Amanti del caldo, è il vostro momento perché oggi parleremo insieme ad Andrea Petroni di volocratis.org dell'Islanda. Uno dei paesi più caldi al mondo. Allora, del mondo, cioè in maglietta tutto l'anno. Certo, soprattutto in inverno. Allora, a parte gli scherzi, invece l'Islanda è una meta ambitissima e che dicono sia stupenda. È pazzesca, poi ci sono dei paesaggi incantati. Tu, di preciso, sei stato a Reykjavik? Sì, sono stato lì e poi ho fatto un po' un giro nei dintorni. Tra l'altro, nella capitale islandese aprono tutte le porte della città perché hanno le Reykjavik appunto per aprirle. No, vabbè, me ne vado. No, resta qui, ci devi parlare di Islanda! Oltretutto Reykjavik è una città molto dinamica. Pensa, io ci sono stato d'inverno, faceva un freddo pazzesco, c'era tantissima neve e durante la notte, durante la sera, c'erano tanti ragazzi e tante ragazze che andavano a divertirsi per i locali. Proprio come me, che già dai 15 gradi io entro in letargo, quindi figurati. Poi l'Islanda è tutta bella, ci sono dei luoghi veramente affascinanti, come ad esempio la Blue Lagoon, che sarebbe una laguna immersa nel nulla con acqua termale, acqua calda, fantastica soprattutto d'inverno, quando c'è intorno tutta la neve. Quindi se siete romantici e volete portare la vostra ragazza a fare un viaggio, la Blue Lagoon, certo. Poi ho visto i geyser. Che emozione è? Indescrivibile. Quel getto di vapore che sale in alto. Poi, visto che faceva freddo, riscaldava anche. Tre motivi per andare in Islanda. Paesaggio mozzafiato, la possibilità di avvistare l'aurora boreale. Beh, che già quello è 1000 punti. E poi perché è un viaggio che ti rimane nel cuore. Tolto lo squalo putrefatto, che non mettiamo in dubbio che sarà sicuramente buonissimo, ma per gli amanti di cucina, cibi islandesi che consigli? C'è tanto pesce. Allora, amici miei, prendete in seria considerazione magari un viaggio con il vostro fidanzato, la vostra fidanzata in Islanda. Consigliatissimo.